Nelle massime di Cicerone che abbiamo appena visto, ricorrono forme del gerundio latino. Riprendiamo la prima delle sentenze ciceroniane. Nella sentenza Beate vivendi è stato tradotto con l'espressione di vivere felicemente. Vivendi è un gerundio in caso genitivo. Non l'abbiamo tradotto con un gerundio italiano, con vivendo, ma con la proposizione di vivere felicemente, formata dalla preposizione di più infinito presente. Consideriamo un'altra massima. L'uomo, ci dice Cicerone, è nato per due cose: per capire, ad intelligendum, e per fare, ad agendum. Intelligendum e agendum sono due gerundi in caso accusativo. Essi, preceduti dalla preposizione ad, assumono valore finale, per capire e per fare. Il gerundio latino presenta una forma simile a quella del gerundio in italiano. Tuttavia, la funzione è molto diversa. Infatti, il gerundio, in latino, è una forma nominale del verbo. È di genere neutro e ha una sua declinazione. Il gerundio è in sostanza la declinazione dell'infinito e ha sempre valore attivo.